terzo è un buon piazzamento considerando che non ha neanche la bici, ma attenzione alla beffa finale, corri, corri, mordigli la gomma, niente, niente, quinto, peccato, perché avevo scommesso un panettone, vabbè, mi rifaccio qui che ho puntato tutto su Babbo Natale, dovrei riuscire a vincere, che dite? Sì, continuate a taggarmi qui sotto video tipo questi, tipo la presa frisbee più incredibile della storia, non la prenderà mai la presa. Anche lui l'ha presa comunque. Doveva mettersi in questa barriera e non rischiava niente. Anche voi, come me, come lui, ogni mattina fate questa cosa facile facile per sgranchirvi un po'. Sì, comodo. Poi ti vengono dei numeri tipo questi. Occhio al 10. Ma cosa ha fatto? Il difensore deve cambiare paese, anzi nazione. Ovviamente gol. Rivediamo. Trick track. Destro, dietro. Se vabbè. Tipo questo. Un po' strano, eh? Vabbè, non c'è gravità. Infatti la mette nella borsa e ciao. Era sdraiato. Bene, tipo lui che buca la casa apposta per fare il video. O il barba che fa finta di avere il pallone, ma non è lì, non è lì, non si accorge quell'altro. Ah sì, finalmente. A proposito di tocco di palla, guardate qui, vai di tacco, niente. È comparsa una nuvoletta, ma il pallone lì, immobile, neanche sfiorato. Bravissimo, fa prima a darsi all'Atletica, 2 metri e 0. Non gli farà mica tre tunnel, uno è andato, 2 e 3. Avete bisogno di uno schema calcetto, eccolo qui. Basta che uno si frantumi apposta una vertebra, testa tiro gol, la prende bene il tifoso che stava guardando la partita da casa, però forse è recuperato, dai, la tele, lui no, non credo proprio. Occhio al Ronaldo che c'è dentro di voi, occhio proprio, cioè non dategli retta, però si rifà poco dopo, tacco in scioltezza, perdonato. Chi ha detto Ronaldo? Il fenomeno non è cambiato per niente negli ultimi anni, uguale, ma andiamo da loro, Fabio, Ema e Michel, i ragazzi di Che fatica la vita da bomber, che quando non si prendono a pallonate per penitenza ci danno il meglio della settimana. Lui che fa? Beh, facile, dai, la mette dentro al cerchio volante. Qui, bene, salta uno, anzi due, anzi tre, anzi quattro. Vabbè, chi lo ferma? Lo fermo io. Facciamo così, tutti in montagna. Per mettere gli sci basta fare così, poi per controllare che gli attacchi siano a posto. E calà, non prendete la seggiovia al volo comunque, perché cade chi non c'entra niente.